scusate un po' per il ritardo, ma queste situazioni sono impegni che purtroppo fanno fare un po' per perdere di vite. Allora, noi discutiamo oggi del documento che la consulta urbanistica ha elaborato in relazione alla problematica della città metropolitana. Io ovviamente ho la funzione, diciamo, di moderare e passo subito la parola al presidente dell'ordine, Salvatore Visoni. Buongiorno a tutti, come padrone di casa mi scuso per il ritardo. Allora, due parole per introdurre l'argomento. L'istituzione della città metropolitana è una grande opportunità per ridisegnare le regole per la pianificazione, l'organizzazione e la gestione futura del territorio napoletano. Finora tutto è ruotato intorno alla città di Napoli, che ha gravi ritardi a livello di pianificazione urbanistica. Il piano regolatore generale di tutta la città risale al 72, poi si è andato avanti per pezzi di città, però questo non ha fatto altro che creare delle disfunzioni, dando campo libero ai burocrati degli uffici comunali. Li ho affrontati molto duramente nell'ultimo convegno a Energy Man, non mi tiro indietro, per cui noi abbiamo bisogno di regole certe, snelle, chiare, dobbiamo poter lavorare. Napoli è una città ferma da 30 anni, le altre città europee sono state risvoltate, rigenerate, riqualificate. Non ci possiamo permettere questo stato di cose, per cui io spero che la nascita della città metropolitana risolva tutta una serie di problematiche e faccia ripartire questo processo di rigenerazione e riqualificazione del territorio, che è l'unico modo per rimettere in moto la macchina dell'economia e dare lavoro anche a noi architetti che siamo qua e dobbiamo pur vivere di qualcosa. Passo la parola a chi segue, non voglio rubarvi altro tempo, grazie. Sì. Vicepresidente dell'Ordine Vincenzo Romeo, il professore che è anche presidente della consulta urbanistica, ci illustra nello specifico le proposte più significative elaborate in questo documento siglato con la provincia un anno fa. Bene, più che illustrare le proposte, perché penso che siano abbastanza chiari in questo modesto contributo che la consulta urbanistica ha voluto dare in riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto con il presidente Pentangelo. Io però innanzitutto vorrei ringraziare tutti gli intervenuti, ci sono anche diversi sindaci che con molta sensibilità hanno accolto il nostro invito, non così altre istituzioni. Purtroppo per un problema molto delicato che segnerà il futuro di tutta la popolazione napoletana. Un ringraziamento vorrei rivolgere al Presidente dell'Ordine, professor Salvatore Visone, e tutto il Consiglio che hanno consentito il lavoro della consulta urbanistica anche con tante difficoltà. Scusatemi, ma un ringraziamento particolare va a chi poi materialmente ci ha consentito di stampare anche questo volume, mi riferisco al nostro tesoriere Francesco Cesare. Questo lavoro viene fuori anche da una collaborazione tra l'Ordine degli Architetti attraverso la consulta e l'amministrazione provinciale, dove abbiamo avuto come interlocutore una persona che è sempre aperta alla collaborazione, una persona squisita, e mi dispiace che non è presente, la dottoressa Renata Monda, che ci ha semplificato di molto questo lavoro. Vedete, la consulta urbanistica dell'Ordine degli Architetti sembrerà strano, ma non è così, non è una consulta costituita da
sono architetti. Noi abbiamo inteso fin dal primo momento dare un taglio diverso proprio per le complessità della materia di governo del territorio, e quindi abbiamo sempre puntato su una consulta interdisciplinare. Infatti all'interno della consulta ci sono professori che non sono architetti ma che hanno dato un loro qualificato contributo significativo proprio per certi aspetti molto importanti. Scusate se dicito il professore Tamaro Ciacchio, professor, scusa Pasquale, tu sei sempre professore Pasquale Persico, Antonio Di Gennaro, che ci hanno dato una grande mano nella, sia nelle discussioni, nel dibattito molto approfondito che si è sviluppato nelle varie riunioni, e sia poi anche per la stesura finale di questo nostro lavoro che noi non intendiamo finito. Forse adesso iniziamo, perché con l'approvazione definitiva della legge che ha istituito, ma che già erano istituite le città metropolitane, noi stiamo parlando di una legge che ha le sue origini nel 1990, la legge 142, che all'epoca già istituì le città metropolitane. Sono passati più di 20 anni, è stata adesso definitivamente approvato questo famoso decreto, all'epoca era un decreto del Rio, adesso è legge dello Stato, per cui adesso comincia il lavoro vero sia della consulta urbanistica e credo anche di tutte le istituzioni, perché ci sono aspetti e perplessità nell'ambito di questa legge che richiedono approfondimenti e richiedono anche confronti democratici, perché su questa materia non si può decidere a colpi di maggioranza o secondo schemi di interessi partitici. Bisogna pensare all'interesse generale di tutti i cittadini e quindi della popolazione napoletana. Presidente Pentangelo, che io ringrazio non solo per la presenza ma per la fiducia che ho avuto rispetto all'ordine degli architetti sottoscrivendo il protocollo d'intesa, ecco, sa bene che in questa fase diciamo che è fondamentale, è richiesta proprio una collaborazione molto più attiva tra l'ordine e l'amministrazione provinciale. Io non vorrei parlare del documento perché lo leggerete ampiamente in questa modesta pubblicazione, però rispetto alle proposte che la consulta nel suo complesso ha voluto mettere a punto, c'è una grossa perplessità, Presidente. È che praticamente, siccome la legge dà per scontato la coincidenza delle province con le città metropolitane, noi complessivamente abbiamo molte perplessità, perché probabilmente si confonde quello che è il concetto dell'area metropolitana e il concetto della città metropolitana. E nell'area metropolitana noi ci troviamo in un'area metropolitana che di fatto ha una conurbazione che interessa già comuni della provincia di Caserta e comuni della provincia di Salerno, per cui riteniamo che questa verifica deve essere fatta in maniera approfondita, e a mio modesto avviso non si può fare questa verifica senza il consenso e la collaborazione degli enti locali. Gli enti locali sono quelli, gli insegni, sono quelli che giornalmente affrontano le problematiche cittadine per risolvere i problemi della loro comunità. Ecco, e siccome i compiti assegnati da questa legge
dalla città metropolitana, che riguarda la mobilità, riguarda i servizi, riguarda tutta una serie di strutture. Lo stesso concetto dell'aggregazione di comuni o per la gestione dei servizi o per fusione di comuni sono soluzioni che non possono assolutamente essere calate dall'alto, ma ci vuole una verifica. Un po', Antonio, tu sei giovane, però puoi farti raccontare un po' come è stato fatto negli anni 90, quando fu emanata la legge 142, verificando in tutto il territorio della provincia di Napoli, area per area, quelle che erano le istanze, quelle che erano, diciamo, le sensibilità, quelle che erano le esigenze dei cittadini, e poi arrivare a delle, diciamo, a delle conclusioni. Ecco, il nostro documento, il documento della consulta dell'Ordine degli Architetti, mette a punto una serie di criticità, anche con delle proposte operative. Noi proponiamo anche, per rafforzare la collaborazione tra l'Ordine degli Architetti e la provincia di Napoli, visto che è ancora vita lunga come presidente della provincia, dei laboratori territoriali, cioè in modo creare un supporto concreto rispetto a quello che deve essere l'attività della provincia. Un'altra perplessità, e finisco, è quella di accettare in maniera così, senza nessuna possibilità di verifica, che il sindaco della città metropolitana deve essere il sindaco della città capoluogo, che tra l'altro abbiamo anche invitato al nostro incontro. Questi sono tutti aspetti che vanno verificati con i cittadini della città metropolitana, altrimenti si può anche correre il rischio che molti comuni deliberano di non entrare nella città metropolitana, e quindi si crea ancora una conclusione di più. Quindi io termino. Nel libro ci sono delle proposte ben precise, ripeto, proposte di collaborazione concreta, aperta, perché ecco, questa consigliatura dell'Ordine degli Architetti con la presidenza di Salvatore Pisone vuole essere a servizio delle istituzioni per migliorare quelli che sono i meccanismi, sia da un punto di vista giuridico sia da un punto di vista amministrativo, per far sì che questo nostro territorio napoletano possa sperare di uno sviluppo equilibrato nell'interesse di tutti i cittadini, e che risolva finalmente le tante contraddizioni che si sono verificate in questi ultimi anni. Grazie di nuovo a tutti ed in particolare al Presidente Ventaggio. Presidente, conclude Ventaggio il suo intervento. Allora, buongiorno e grazie dell'occasione che abbiamo di incontrarci e di stigmatizzare alcune delle questioni che si sono poste dal Presidente sul tavolo riguardo all'argomento di cui oggi parliamo. L'attualità delle argomentazioni poste oggi sul tavolo è evidente a tutti. Oggi parlo anzi in un ambiente che è strettamente tecnico, quindi poco politico, e che tende, come diceva il Presidente Pisone, ad immaginare il futuro della nostra realtà. Quando noi immaginiamo che tutto ciò sia partito nel 1990, la dice lunga sulla lentezza cronica che abbiamo nei nostri processi evolutivi. Mi piace raccontare un aneddoto che è solo simpatico, relativo al fatto che uno dei presidenti della nostra provincia è stato Franco Zaccaroli di Gragnano, città vicina a quella dove abito io, e una sera per un incontro politico sono stato nel suo studio e c'erano foto nelle quali lui era al tavolo dei relatori, come siamo qui oggi, e dietro c'era scritto "verso l'istituzione della città metropolitana, luglio 1991. Quindi quel verso immagina dei tempi molto molto lunghi, che mi hanno fatto sorridere e che spesso mi hanno fatto preoccupare sul fatto che tutte le tavole
di discussione intraprese potessero restare altrettanto vuote nei tempi. Allora, 3-4 cose che ritengo necessarie di approfondimento. Noi abbiamo da subito cercato, e io sapevo perché l'ho sperimentato già in precedenti occasioni, l'aiuto e la collaborazione dell'Ordine degli Architetti, che ovviamente ci è stata subito data, ci è stata data nella maniera qualificata che normalmente voi esprimete nelle vostre azioni, e perché noi abbiamo immaginato subito che il nostro percorso non potesse essere un percorso in solitario. Immaginate una provincia che deve pensare a un qualcosa che superi se stesso. Noi come amministrazione abbiamo dovuto immaginare un percorso che ci superava. Poi la battuta sul fatto che dureremo ancora a lungo, questo è perché l'italica maniera di prorogare le cose, alle quali io dico subito e chiaramente, per le quali non ero assolutamente d'accordo. Per me, nel momento in cui il disegno di legge è stato approvato, ha stabilito che le province finissero il suo corso e dovevano finire definitivamente, perché abbiamo acceso un altro lumicino di continuazione di un organismo che, come ad esempio con i rifiuti, abbiamo cessato dei compiti nel 1 gennaio 2013, oggigiorno siamo ancora in proroga e vi assicuro che il 30 di giugno ci sarà un'ulteriore proroga, e quindi continueremo e vedremo che quel verso, la città metropolitana del 1991, potrà continuare ancora. Noi non avremmo voluto tutto questo. Io mi devo complimentare prima di tutto perché l'opera nasce, forse sarà la prima che parla di città metropolitana nell'immediatezza dell'approvazione della legge, forse più veloce non si poteva fare. Il problema serio sono le problematiche che sono dietro l'approvazione di questo disegno di legge. Oggigiorno mi fa un po' sorridere, e voi lo avrete da lettori dei quotidiani, da ascoltatori dei talk show, in questo dibattito che c'è riguardo alle aree metropolitane, avete sentito che oggi tutti, e mi fa ridere il fatto, raccolgono quelle perplessità e quei dubbi che noi abbiamo posto per un anno e mezzo, perché noi avevamo detto a chiare lettere, e non per una difesa del proprio ruolo, perché quando io vi dico che sarei stato felice di smettere il 31 giugno perché si dava una certezza a coloro che ci leggono, che ci vivono, io avrei svolto il mio mandato che elettivamente termina il giugno di 2014, invece io dovrei essere felice del fatto che mi si danno altri 6 mesi di tempo. E forse, ieri ne discutevamo con il prefetto, con il nostro prefetto, diciamo che forse poi ci saranno ulteriori proroghe. Noi dicevamo che così come era posto il disegno di legge non ci piaceva, e vi dico anche il perché. Perché ora rammaricarsi dei centri di spesa, rammaricarsi di tutto quello che nascerà, rammaricarsi del fatto che c'è dubbi sulla possibilità dei lavoratori delle province, che ci sono, perché non è che possono essere abbattuti con un colpo di spugna, sono tutti problemi che si è deciso di affrontare dopo, sempre all'italica maniera. Intanto approviamo il disegno di legge e poi dopo si penserà a cosa fare. Noi avevamo detto pensiamoci prima, e sembrava un voler tardare nelle decisioni. Noi ci poniamo dei punti fondamentali riguardo a questo disegno di legge, che ha fatto questo, ha fatto capire agli italiani, probabilmente anche a tutti noi, se lo chiedessi forse ai miei fratelli, a mia madre, sarebbe convinta di questo, che alla base di tutto ciò si dovevano sostituire le province con le città metropolitane, con le aree metropolitane, e vi parlo di sostituzione perché erroneamente si è detto il provvedimento, la legge ha abolito le province. Al momento esistono tutte le province, quelle delle città capoluogo sono state trasformate in aree metropolitane, ma esistono tutte. Benevento c'è, Caserta c'è, Avellino c'è, almeno di qualmeno Monti aveva teso ad un riordino e non ero particolarmente entusiasta, però voglio dire, alcune province si dovevano fondere, quindi probabilmente venivano meno degli organi di direzione, si sottraeva alla spesa pubblica una classe politica. Invece ora che cosa si è fatto? In virtù di un principio, quello fondamentale della spending review, che ha visto la provincia di Napoli tagliata nei suoi fondi per circa intorno ai 120 milioni di euro negli ultimi 2 anni, e badate, lo dico perché parliamo con architetti e quindi svolgono la professione libera, curano delle aziende, hanno tra i loro clienti società che progettano, che lavorano con la provincia. Noi siamo con i pagamenti, la provincia, al 31 marzo 2014.
Quindi praticamente a vista non c'è un ente, non c'è la regione, il comune di Napoli che possa permettersi tutto ciò. E intanto scompariamo in virtù di un principio di spending review che elimina solo la classe politica, cioè la spesa della classe politica, che c'è indubbiamente. Poi mi devono spiegare moralmente e eticamente perché il presidente della provincia deve essere sospeso dal suo ordine professionale e poi dover porre in essere la sua attività gratuitamente, che è legittimo, ma voglio dire, cosa dovrà fare? Dovrà piegarsi ad esigenze di tipo economico non proprio legittime. Allora lo puoi fare, lo puoi sostenere, lo fai perché lo fai con passione e vuoi portare a termine il tuo mandato, però vedete quanti errori, quante imprecisioni, quante cose fatte in tempi troppo stretti. In virtù di un principio, spending review si taglia, non si è stabilito, diceva Enzo, i confini in termini veloci, questo interessa a voi, si sono fatti con combinare insieme così una fotocopia, provincia di Napoli, bene, questa è l'area metropolitana, e dicevo giustamente, secondo noi può arrivare benissimo alla città di Caserta e può arrivare benissimo all'agro cigno sarnese, perché le aree metropolitane vere in termini di conurbazione sono Milano e Napoli. Noi abbiamo discusso che non ci piaceva il fatto che ne fossero fatte ce ne fossero altre sette oltre Roma capitale, poi con le regioni a statuto speciale arriveremo a 15. Immaginate che in tutta Europa ci sono 20 aree metropolitane, 20 città metropolitane, ne abbiamo fatte 15 in Italia, quindi non ci siamo fatti mancare niente. E in tutto ciò non abbiamo definito precisamente i confini, e voi che conoscete il territorio sapete bene che città metropolitana, se parte da Caserta e arriva almeno a Cava dei Tirreni, poi c'è un po' di separazione e arriviamo a Salerno, ma sostanzialmente siamo un'unica grande città, e quindi ce ne siamo fregati tutti quei principi urbanistici di continuità, di interessi, di economia, di futuro, di trasporti, che poi la città metropolitana dovrà pensare a qualcosa, dovrà essere unica. E se parliamo di una rete di trasporti, immaginiamo una rete di trasporti che si possa interrompere a Sant'Antonio Abate e quindi lasci scollegato Tangri, che sono attaccate, c'è un casello autostradale che è sul limite della città, e quindi oppure andiamo verso nord, vogliamo stabilire che la nostra pianificazione urbanistica arrivi a Sant'Antimo quando poi una strada percorsa a un certo punto è avversa, e allora non si c'è pensato, vabbè, dobbiamo farla. Purtroppo a me dispiace quando all'allora sottosegretario alla presenza del Consiglio del Patroni Griffi alla Federico II disse, vabbè Presidente, se per la sente vogliamo cercare la perfezione non la troveremo mai, allora cominciamo, poi dopo gli errori si correggeranno. Non, secondo me non è un buon modo per partorire una legge, sicuri di aver sbagliato in tante cose con l'idea che poi dopo si sarebbero corrette. Ora avete idea, siamo tra così cittadini, lettori di giornale, abbiamo idea che con le problematiche che attanagliano la nostra realtà, con i problemi di lavoro, con i problemi di occupazione, di crisi economica, subito dopo ci dedicheremo a sistemare questi errori così oramai statuiti, perché ora sono lì, l'area è quella, per ora l'area è quella. Altro problema, oltre a quelli delle dimensioni urbanistiche, quale sarà il ruolo? Tu Giuseppe mi chiedevi i ruoli, quale sarà il ruolo? Nel momento in cui io in questi ulteriori 8 mesi vorrò con voi stabilire accordi di tipo di studio culturali sulle indagini, sulla creazione di laboratori, come chiamavi tu, settori di studio che abbiano a proprio interesse aree urbanistiche omogenee, quindi possiamo dire l'area Stabiese, poi quella Oblontina, poi quella del Nolano o quella Flegrea. Come lo faremo se molto genericamente si è detto che i ruoli sono quelli dell'ambiente, quella della pianificazione dei trasporti, quelli della pianificazione dell'urbanistica, quelli della viabilità e dell'edilizia scolastica. Si è detto, le deleghe non si sono ancora stabilite, quindi cosa la regione delegherà a noi in un problema che non vi voglio tediare, ma che è più grosso di noi, che nasce proprio prima di noi e che probabilmente non si esaurirà con noi. Allora tu stabilisci che questo è il compito. Bene, stabilisci che questa è l'area, benissimo, quali sono le funzioni, con quale autonomia finanziaria, noi con che cosa andremo a stabilire, con quali soldi, fino a che limiti potremo spingerci, su cosa potremo operare, tutti i dubbi che ci lasciano perplessi, però ho la soddisfazione, e quando dico ho la soddisfazione ovviamente parlo come ente, con la collaborazione di tutti i dirigenti, assessori, consiglieri,
di chi mi ha preceduto e chi mi ha dato poi la possibilità di seguirlo nel compito di presidente della provincia, noi questo l'abbiamo sempre detto, e appariva come quella difesa di chi non vuole perdere la propria posizione. L'avremmo persa comunque il 28 maggio, chi si andava a nuove elezioni, chi avrebbe mai detto che saremmo stati sempre noi a seguire? Quindi totalmente ignorati. Quindi non sappiamo l'area, non sappiamo le funzioni. A noi non sta bene, e lo diciamo chiaramente, anzi mi dispiace che al dibattito non partecipi anche il Comune di Napoli. Io ho detto al caro sindaco che normalmente, ovviamente, noi daremo tutta la collaborazione possibile, perché è chiaro, è legge, siamo uomini di legge, la rispettiamo, diciamo quelle perplessità che abbiamo, diciamo i dubbi che ci attanagliano, ma la rispetteremo. Ma a noi non sta bene che appunto con un provvedimento di legge si decide, senza che sia data libertà a 2,5 milioni di abitanti di potersi esprimere, si decide che il sindaco della città di Napoli, senza discutere sulla persona, chiaramente possiamo parlare di quella di Torino piuttosto che quella di Firenze o di Bologna, sia in automatico anche colui che guiderà l'area metropolitana. Lo abbiamo contestato dall'inizio, ascoltati, non ascoltati, dibattito alla Camera, ma questi che vogliono difendono una posizione. Assolutamente no, io non difendo una posizione, dico, e lo diciamo chiaramente, che secondo noi deve essere votato con un'elezione diretta da tutta la provincia, altrimenti si arriverebbe all'assurdo, e per chi è napoletano può essere anche comodo, ma poiché la maggioranza è della provincia, che la città di Napoli, nello scegliersi il sindaco, anche con una percentuale minima, di quanti voti ci sarà bisogno per eleggere un sindaco? Non lo so, 400.000, 500.000 voti, 300.000. Si elegge un sindaco in barba totale a 2,5 milioni di abitanti che non lo possono eleggere, ma che però deciderà per loro, quindi deciderà per le loro sorti, deciderà per le loro scuole, per le loro strade, deciderà per le loro attrezzature, per la loro urbanistica. E lo dico qua, in casa vostra, chi più di voi? Non mi sembra, tra virgolette, giusto. E che poi nel riordino della legge, che secondo noi è invocata, c'è un riordino di un titolo quinto della Costituzione che possa tenere conto in modo serio e organico di tutte le istituzioni dello Stato, tenga conto di tutto questo, perché poi siamo in attesa, c'è un accordo Renzi-Berlusconi che parla di modifica del titolo quinto della Costituzione, però intanto le province le facciamo scomparire. E poi dopo ci ritorneremo su, poi dopo metteremo a posto le cose. E allora non è un modo solo napoletano di farlo, è un modo che ha contagiato tutta la nazione, perché per anni siamo stati, diciamo, additati come quelli che poi le soluzioni le ritrovano via facendo, sai, sulla strada. Invece è il governo che decide tutto questo, quando sul titolo quinto della Costituzione si dovrebbe intervenire ora, altrimenti si sbanda nelle attribuzioni dei compiti, delle funzioni, dei poteri vari. E mi dice poi dopo ci penseremo. Però tutto quello che vi sto dicendo rimarrà purtroppo sancita da una legge che finché non verrà modificata è quella, e quindi noi dovremo assistere con la modifica del titolo quinto. Vogliono, sapete bene, c'è un dibattito acceso sul Senato delle autonomie, che potrebbe avere il sindaco della città capoluogo, non solo sindaco, non solo capo dell'area metropolitana, ma anche senatore. Io devo confessare che nella riunione dei presidenti delle province, Fassino, il sindaco di Torino, ha detto onestamente, dice, guardate, io per fare il sindaco di Torino gli dedico almeno 16 ore al giorno, perché il presidente della provincia di Torino, sono entrambi del PD, quindi non del mio partito, dice anche io dedico 16 ore al giorno. E io ad esempio ieri sera a mezzanotte ero ancora al telefono per il pagamento dei dipendenti dei CUB, dei consorzi unici di bacino, che immaginate non è uno scherzo da nulla, in contatto con la provincia di Caserta. Quindi dedichi l'intera giornata, come farai a curare anche l'altro ente che ha bisogno di altrettante ore? Nel disegno di legge probabilmente si dovrà pensare anche che la giornata dovrà essere allungata a 48 ore, perché altrimenti non ce ne usciamo, è difficile. Allora Fassino disse, bene, immagino che dovrò avere un valido vice sindaco che mi dovrà curare l'area metropolitana. Quindi noi abbiamo fatto tutta questa modifica affinché poi, giustamente, De Magistris, i problemi che avrà Napoli, dovrà delegare qualcuno per la cura dell'area metropolitana. Non andavano bene quelli che c'erano, non andava bene leggerli, non andava bene poterli punire dopo 5 anni mandandoli a casa. No, decidiamo che invece, in un momento di grande dibattito nel quale si discute delle preferenze per i parlamentari, lo sapete, ma a parte il Senato, invece noi introduciamo un sistema che è totalmente in controtendenza, nel quale diciamo che invece queste persone saranno nominate. Io vedo il tempo, scusatemi, la materia è troppo interessante, però è bene parlare, perché così si diffondono le cose.
vi dico solo i tempi. Noi stiamo già costituendo un ufficio elettorale in provincia, come tutte le province, perché la legge dà al sindaco della città capoluogo 60 giorni di tempo per indire le elezioni, per svolgere le elezioni per individuare i consiglieri dell'area metropolitana. Quindi dovremo, i vari comuni dovranno mettersi insieme e stabilire quale consigliere, quale assessore o quale sindaco, poi vedremo le varie compatibilità e incompatibilità, dovranno partecipare a questo nuovo ente, quindi sostituire la provincia. In quello stesso momento dei 60 giorni, subito dopo, si dovrà redigere uno statuto che dovrà dire quale è la regola che dovrà accompagnare la vita di questo neoente, e tutto ciò dovrà succedere nei prossimi 6 mesi, agosto compreso, per partire poi in tutta la sua legittimità il 1 gennaio 2014. Allora, 2015, perdono. In tutto questo vi assicuro che da quando stiamo parlando di questi provvedimenti, quindi oramai è un anno e mezzo, 2 anni, da quando abbiamo fatto anche la collaborazione con noi, siamo riusciti a vederci organicamente, senza tante assenze, 3 volte. Quindi immagino che questi 6 mesi saranno un lavoro ferreo, attivo, altrimenti si arriverà a qualche ulteriore proroga e quindi si duplicheranno quelle funzioni che noi invece vorremmo eliminare. Io concludo dicendo non voglio aver mosso troppi interrogativi in negativo. Questo è quello che ci preoccupa: confini, funzioni, ruoli, autonomia finanziaria, chi è che fa cosa. E poi diciamo quello che c'è di positivo, perché noi siamo stati sempre come ente a favore dell'istituzione di un'area metropolitana, però dicevamo un'altra cosa: se così deve essere, devono stabilirsi subito, identificarsi subito i ruoli definiti. La regione deve dirci, nel momento in cui noi abbiamo la pianificazione del territorio, quali sono i nostri ruoli, quali sono le deleghe che ci vengono girate, trasmesse, che altrimenti non potremmo fare nulla. Altrimenti noi, come PTCP famoso, a voi interessa tanto, siamo in un eterno balletto che non abbiamo, e vi assicuro che da sindaco io partecipavo a riunioni oramai 8-9 anni fa, nelle quali si dice il PTCP della provincia di Alba è pronto. Non so quando potrà servire, ma è almeno un minimo di certezza, dire vabbè, ce l'abbiamo anche noi, non invidiamo le altre province. Ebbene, ero sindaco, oramai non lo sono da 3 anni, era all'inizio, mi sono passati 9-10 anni, dice pronto. Al momento siamo ancora in attesa della MAS, perché altrimenti abbiamo fatto tutto, siamo pronti. Sta MAS però ci commette 5-6 mesi in un balletto di competenze, di incontri che abbiamo regione e provincia, che fa sì che i tempi si prolunghino e che non si arrivi mai a una parola fine. Allora, perciò noi discutiamo di ruoli, perciò discutiamo di deleghe precise. Che cosa dobbiamo fare? L'edilizia scolastica, da dove cominciamo, dove finiamo, la dobbiamo fare da soli e dobbiamo portare a fine quello che è il compito che ci è stato dato. Purtroppo questo c'è, in questo caso sarebbe una bella opportunità, in questo caso l'area metropolitana è una bella opportunità, deve avere un ruolo forte, deve essere un ente che ha una propria identità, che ha una propria autonomia, e per avere questa deve avere compiti stabiliti e, permettetemi, deve avere un management, coloro che la conducono, eletto dal popolo, perché solo così noi ci sentiremo rappresentati. Eletto dal popolo, noi penseremo che rispondono a noi, che hanno la paura e il timore di essere poi successivamente bocciati da un giudizio popolare. Io mi comporto in un certo modo in provincia, anche perché ho il problema di pensare, secondo me dovrò essere votato, che quindi comportarmi in modo gradevole per coloro che sono i miei elettori. Invece, se noi tagliamo questo filo che c'è tra l'ordine degli architetti, tra i cittadini, tra l'ordine degli ingegneri, tra qualsiasi ordine professionale, commercianti e chi li rappresenta, sarà molto difficile che questa riforma possa avere attuazione, e la cosa più temuta è che rimanga sulla carta, che si sia stabilito un qualcosa che nasce oggi ma con un futuro incerto, con un futuro che ci potrà vedere fra 10 anni ancora parlare senza che poi abbia prodotto niente di buono. Grazie. Interrogativi sollevati sono interessanti, qualcuno anche un po' inquietante. Se ci sono domande, penso che i nostri relatori sono disposti a rispondere. Prego, al professore Aldo Risrossi. E c'è anche un attimo, sì, subito dopo. Per dare una mano a questo gruppo.
così di coraggiosi che sta facendo questo sforzo enorme con la presidenza appunto della provincia, e ricordare solo alcuni dati che forse ci permetterebbero di dare una svolta al problema. I dati sono questi: che la provincia di Napoli è la più alta, la prima per densità abitativa e edilizia e l'ultima per qualità della vita, cioè è al 107° posto, ultimo tra le 107 province italiane. In più, e questo è il dato che segnala il Presidente, che già ha segnalato l'amico Meo, insomma è la più piccola tra le province italiane, è la sesta parte della provincia di Torino. Torino è 6.660 km quadrati, noi siamo 1.171 km quadrati, cioè la sesta parte, è più piccola anche di Bari ed è la più alta per densità abitativa, sicché se facessero questo gravissimo errore di far coincidere la provincia con la città metropolitana, noi non andiamo da nessuna parte, perché abbiamo la più alta densità abitativa, la più alta densità edilizia e siamo ultimi per qualità della vita. Qual è il motore economico che può mettere in moto questa tragedia? E un altro dato ricorderò e chiudo, è che se noi guardiamo la storia, noi individuiamo nella Campania tre aree completamente distinte. E vorrei ricordare un dato storico importante: la Campania odierna non ha nessun precedente storico, non esisteva nell'antichità, esistevano tre province, esisteva la Campania Felix, che era la piana campana dal Massico alla penisola Sorrentina, è un'unica unità dall'epoca romana, una zona decantata da Plinio, dalla Roma, c'è una cosa strepitosa. Poi c'erano due altre unità geomorfologiche, insomma la piana del Volturno, e che c'è fertilissima, poi la piana del Sele, che è un'altra cosa. Infatti dall'alto Medioevo c'era un principato citrava e poi il principato ultrapida dai Sanniti. Sono tre etnie diverse, noi non abbiamo nulla a che fare con i Sanniti. De Mita giustamente ha ragione, ma quando si diceva la città metropolitana, diceva fatela molto stretta, fatela coincidente con Piazza Municipio, per cui andava bene. Allora c'è stata questa separazione netta tra il principato ultra, che sono Sannito, e i campani, che sono quelli che abitano tra il Massico e penisola Sorrentina. Allora se noi centriamo su questo tema, noi con il scomparso compianto giudice Raimondi, facevo pure gli incontri con il personaggio che Baroni Griffi, il quale spiegavamo che era una tragedia se non si unificava. Poi un altro dato: la piana campana è stata sempre unificata dalle origini al 1818, quando fu divisa per la prima volta in due province, poi sono state riunificate, poi divise ancora e riunificate ancora, però la geomorfologia è unitaria, e se noi facciamo questa unificazione che già aveva immaginato Carlo di Borbone, perché quando fa a Caserta la nuova città di Napoli, insomma Caserta è 25 km da Napoli, quando la distanza di Versailles da Parigi, perché lui era pronipote di Luigi XIV, il carrozzo si andava, 25 km non era nulla, però la visione è totale, la piana campana è la provincia di Napoli. Se noi riusciamo a fare questo miracolo, noi arriviamo a 3.810 km quadrati, che è una unità, cioè e coincide esattamente con quella dell'Attica e di Atene e con quella di Roma. Cioè noi abbiamo 4.000 km quadrati, 3.800 e abitate da circa 4 milioni di abitanti, come praticamente Atene e come Roma. Allora sì, è vero, diventiamo un'area metropolitana seria, se no la provincia di Napoli è più piccola anche di Salerno, Salerno su 5.000 km quadrati,
Se noi arriviamo a 3810 siamo in grado di competere nel bacino del Mediterraneo, questa è la grande prospettiva. Se queste pelle si aprono uno spiraglio enorme, se con Vincenzo e con il Presidente Visione abbiamo indicato i dati, perché c'è un asse di riequilibrio Roma-Caserta-Salerno, che è una tranche del corridoio transeuropeo Berlino-Roma-Napoli-Palermo, allora noi siamo un pezzo. E poi c'è stata una cosa in atto, che in atto si stava facendo una cosa rivoluzionaria, il grande raccordo anulare di Napoli, e in atto c'è stato un progetto che ha capito che Napoli è l'unica metropoli europea che non ha un'uscita occidentale dalla città. Napoli c'è un unico accesso autostradale, che è una patologia gravissima, perché se io voglio lanciare il Bagnoli e voglio andare a Roma, no, che non ci posso andare, che mi fermo a Castelvoltru, allora ne abbiamo proposto di chiudere con questo l'anello facendo una Castelvolturno campo. Poi a Sparanese chi viene da Roma, invece di continuare entra da Oriente, che è l'unico accesso che schiatta Napoli in tutti i modi, allora arriva là, trova l'aeroporto di Grazianese che prima o poi si farà, cioè sarà un grande piazzale, e dice voi potete entrare in città da Oriente o da Occidente, voi dimezzate il traffico sulla tangenziale. Ci stanno presenti poche idee con le quali discutiamo con il Presidente e con altri amici economisti, perché non si è detto che Pasquale è un grande economista, c'è un grande giurista come Tamaro Chiaccio, poi c'è agronomi, cioè c'è un contributo interdisciplinare. E io vi pregherei, e qui chiudo, di guardare con attenzione queste idee, perché o Napoli si apre al territorio o noi moriamo tutti. Vi dico un ultimo dato impressionante. Il comune a nord di Napoli c'è Cassavatore che è urbanizzato al 99,45%, cioè tutto coperto di case, è più urbanizzato anche dei portici, mentre da portici la gente scappa via, tutti i comuni della costa perdono abitanti perché è invivibile Napoli. Allora se si capisce questo si apre una prospettiva enorme, c'è la Piana Campana che poi bisogna chiarire ed è sottolineato, è la riserva millenaria dell'agricoltura napoletana. Quindi se si capisce questo, noi dobbiamo riuscire a vincolare quanto più possibile i suoli agricoli, perché sono il motore economico della città, e poi fare questa città metropolitana che sarà agganciata al corridoio di riequilibrio economico territoriale Roma Caserta Salerno, che è una tranche del corridoio transeuropeo. Grazie.